Benvenuti e bentrovati alla nuova puntata del Giorno del Signore, la seconda puntata del 2021. La puntata di oggi sarà molto ricca, parleremo infatti di occasioni di riflessione e di formazione, parleremo di comunicazione, di tematiche sociali e anche sveleremo i vincitori del contest Il mio presepe 2020. Ma prima di cominciare, il saluto alla mia spalla, Margherita. Grazie Andrea e ben ritrovati. Cominciamo allora con la notizia di apertura e infatti lo scorso mercoledì 6 di gennaio il Vescovo di Cremona Antonio Napoleoni ha celebrato la messa dell'Epifania in cattedrale. Ascoltiamo le sue parole nel servizio. Con Gesù, Epifania di Dio, la luce non è più riservata ad un popolo eletto, Israele, ma è offerta, donata, come promessa di vita per gli uomini di ogni razza, di ogni cultura. Tutti sono invitati a seguire questa luce, ad andarle incontro. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 4 aprile. Vi siete accorti anche voi che quest'anno ascoltare questo canto, ascoltare e accogliere questo annuncio, questa sequenza di date, ha un senso molto diverso? Fino all'anno scorso, quando arrivava questo testo, ci metteva un pizzico di frenesia. E adesso allora sì, certo, abbiamo la Quaresima, Pasqua, pensavamo alle tante cose da fare, perché eravamo un treno in corsa. Anche come chiesa, una santa corsa ispirata da nobili motivi, da tante esperienze importanti, significative, ma col rischio di inciampare, col rischio di essere consumatori di feste. Nel sogno capirono chi era Erode. Non tornare da Erode, ma prendere un'altra strada. Nel sogno, nella profondità del cuore, nell'ascolto di Dio, noi possiamo discernere di chi fidarci e di chi non fidarci, quali voci seguire e quali no, perché davvero l'inganno è sempre possibile. Il Signore ci dà l'appuntamento, ma chiedendoci di vivere nella storia, assumendoci le responsabilità della società, della famiglia, delle istituzioni. E se necessario, cambiando strada. Siamo sicuri che dovremo tornare a tutti i comportamenti, gli atteggiamenti, gli stili di vita che avevamo un anno fa? O dobbiamo prendere coscienza che quello era sbagliato e che invece bisogna impostare diversamente l'uso del tempo, le priorità dell'anima, del cuore, della vita quotidiana, l'uso del denaro, i criteri educativi, le piccole cose di ogni giorno. Ci può spaventare questa fatica? Ma se abbiamo gli appuntamenti delle feste che l'Epifania non porta via, ma ci riconsegna come calendario di crescita, di maturazione, di fioritura della nostra esistenza, non ci sarà virus che ce lo impedirà. Anzi, ogni prova sarà l'occasione per far emergere questa grazia che ci è stata data in dono. E sempre il giorno dell'Epifania, il Vescovo di Cremona, Antonio Napoleoni, ha anche presieduto i Vespri celebrati presso la chiesa di San Sigismondo a Cremona. Vediamolo insieme. Mm.
Come ogni anno, il pomeriggio del 6 gennaio, l'appuntamento è stato presso la chiesa di San Sigismondo a Cremona. L'occasione per ricordare la posa della clausura sul monastero domenicano, avvenuta il giorno dell'Epifania di 13 anni fa. Questo atteso momento, che si rinnova ogni anno, come consueto ha visto la presenza del Vescovo, affiancato dal cappellano del monastero, Don Daniele Piazzi, il delegato episcopale per la vita consacrata, Don Giulio Brambilla, e il cerimoniere vescovile, Don Flavio Meani. Un intenso momento di preghiera e di adorazione eucaristica che la comunità domenicana ha aiutato a vivere in modo ancor più profondo. Perché davanti all'Epifania non si può che adorare la sua presenza, ha sottolineato il Vescovo nella propria riflessione, in cui non è mancato naturalmente il grazie per il prezioso servizio che le monache di clausura, pur nel nascondimento, offrono alla Chiesa cremonese. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Presenza sacramentale che diventa presenza della Chiesa, presenza fraterna degli uni accanto agli altri, presenza che non risolve ma che abbraccia, accarezza, condivide, rincuora. Per questo vi diciamo grazie. Perché non avete risolto nulla della città e della diocesi di Cremona e tantomeno pensa di risolverlo il Vescovo. Ma perché ci siete? E giorno dopo giorno la vostra luce, consumandosi, riscalda. La preghiera del Vescovo ha voluto dunque essere il segno di affetto e vicinanza per una comunità la cui presenza orante, silenziosa e discreta sa sempre essere segno concreto e autentico di testimonianza. E questa domenica 10 gennaio è la festività del battesimo di Gesù, che chiude il tempo liturgico del Natale. Si è concluso anche il contest fotografico promosso dalla diocesi di Cremona, il Mio Presepe 2020, promosso dal sito ufficiale. E oggi vi sveleremo i vincitori. Nella categoria gruppi, al primo posto c'è la Dati con 585 like. Al secondo posto invece la parrocchia di Santo Stefano di Casalmaggiore con 496 voti. Mentre al terzo posto la parrocchia di Sant'Agata di Villa Strada con 363 voti. Per la categoria famiglia invece il premio va in Puglia con la famiglia Tinella con 105 voti. Secondo classificato la famiglia Valenti di Drizzona con 88 like e al terzo posto quello di Marco Grossi realizzato in cioccolato con 71 voti. E allora possiamo vedere insieme il presepe vincitore della categoria gruppi. Infatti siamo stati a Celladati, dove abbiamo incontrato il parroco e alcuni dei volontari che hanno realizzato il bel presepe. Abbiamo proprio pensato di scegliere una scala, di mettere il presepe sopra la scala, perché più in basso di così non potevamo cadere. Così Don Umberto Zanaboni, parroco di Celladati, nella unità pastorale Madre Nostra, in zona quarta della diocesi, ha spiegato il significato di quella scala che ha accompagnato e in qualche modo caratterizzato le celebrazioni natalizie della comunità nel piccolo paese. Un cartello ai piedi della salita ne spiega le motivazioni, con una citazione delle parole che Papa Francesco ha rivolto ai giovani economisti di Economy of Francesco lo scorso novembre.
Abbiamo bisogno di un cambiamento, vogliamo un cambiamento, cerchiamo un cambiamento. Uno slancio che, nonostante le difficoltà di questo periodo, invita tutti a guardare verso l'alto. E la scala è proprio l'immagine dell'unico movimento che possiamo fare, che è quello di risalire, andare verso l'alto. A realizzare il presepe, tre famiglie della parrocchia, animate dalla passione e dalla generosità. Giorni e serate trascorse in chiesa per ideare e allestire la rappresentazione della Natività, proprio al centro della salita. La Sacra Famiglia, Maria, Gesù e Giuseppe, non sono in cima alla scala come qualcosa di irraggiungibile, ma abbiamo proprio pensato di metterla a metà. Questo proprio per dire che Cristo, che il Signore, che Gesù, dal cielo viene verso di noi, ci tende una mano e soltanto Lui ci potrà aiutare proprio a rialzarci da terra. Con l'aiuto dei figli e con la partecipazione di tanti amici, la piccola comunità ha poi deciso di condividere il suo presepe con tutta la diocesi, partecipando al concorso Il mio presepe 2020. I like degli amici e di tanti che hanno apprezzato la creatività e il senso di questa rappresentazione hanno poi spinto Celladati alla vittoria, al termine di un bel duello con la più grande Casalmaggiore, che ha chiuso al secondo posto. Siamo una piccola comunità ed eravamo anche un numero limitato a preparare il presepe. Ovviamente eravamo tre famiglie e con il dono. Siamo partiti dall'idea di questa scala, non sapevamo come aggrupparla, come realizzarla, come... E poi strada facendo, lavorando, l'abbiamo realizzata. Così è venuta benissimo, contente anche noi del lavoro che abbiamo fatto. La vita, no, che è molto dura, e questa scala bella, dorata, è bellissima, però è molto faticosa farla, però la vita è bella e appunto è dorata e bisogna salire e sempre andare avanti. E dall'Epifania, accanto alla scala, si nota un nuovo cartello. È l'attestato del vincitore, che la comunità di Cella mostra oggi con un pizzico di orgoglio. Per esempio, fa venire in mente famiglia. Da noi non esiste una famiglia che, seppur piccolo, faccia il presepio. Ecco, è l'immagine proprio di questa unità, di questo stare insieme, di questo sentirsi fratelli. E mi piace proprio ricordare la Fratelli Tutti che Papa Francesco ha firmato sulla tomba di San Francesco d'Assisi, l'inventore del presepio. E credo che proprio il presepio porti dentro questo significato, che solo riconoscendoci fratelli, sentendo miei i bisogni e le sofferenze degli altri, possiamo costruire qualcosa, possiamo andare avanti, possiamo rialzarci da questa pandemia che ci sta facendo veramente soffrire. E invece per la categoria famiglie il vincitore è stata una famiglia pugliese, come abbiamo detto prima, la famiglia Tinella di San Marzano di San Giuseppe nella diocesi di Taranto. Possiamo vedere insieme le immagini che ci ha inviato la famiglia. E questo è un segno che il nostro contest ha raggiunto anche un'altra regione e anche un segno di come i social sono in grado di accorciare le distanze in un periodo storico in cui appunto il superamento delle distanze è uno slancio che coinvolge tutti noi. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa e di nuovo complimenti ai vincitori. E allora grazie Margherita, anch'io mi accodo ai complimenti ai vincitori e unisco anche un'altra informazione. Infatti pensate che anche gli amici di Salvador de Bahia hanno realizzato un presepe che, pensate, ha proprio vinto il contest organizzato dall'arcidiocesi. Per cui anche loro hanno ottenuto questa soddisfazione, quindi la creatività ha scacciato via un po' delle brutture del 2020. Allora abbiamo sentito le parole di Don Emilio Bellani e di Don Davide Ferretti, che come ricorderete stanno prestando servizio proprio a Salvador de Bahia, che ci hanno raccontato come hanno vissuto le festività natalizie e ci hanno anche riservato una bella sorpresa. Vediamola insieme. Giunga a tutti voi, cari amici della diocesi di Cremona, un saluto dagli amici della parrocchia Jesus Cristo Resuscitado in Salvador Bahia. Dall'estate brasiliana arrivano gli auguri della comunità di Salvador de Bahia, che durante le festività ha voluto ricordare il legame con la diocesi di Cremona.
Per la comunità, guidata dai due sacerdoti Fidei Donum, Don Emilio Bellani e Don Davide Ferretti, l'anno si è chiuso con molte iniziative pastorali. Le celebrazioni animate dai giovani e dalle famiglie, le attività per i più piccoli, la raccolta solidale della cesta basica. Non è mancato poi l'allestimento del presepio in chiesa, quest'anno ambientato tra le case del quartiere e vincitore, peraltro, del primo premio nel concorso dell'Arcidiocesi per i presepi più curati e significativi. Anche la parrocchia, tra le sue famiglie, ha lanciato un proprio concorso, lanciato per la prima volta quest'anno con la partecipazione di 15 famiglie che hanno accolto l'invito a valorizzare questa tradizione cristiana ancora poco radicata tra le comunità brasiliane. Per la parrocchia di Gesù Cristo Risuscitato, un'altra occasione di condivisione e un nuovo segno di appartenenza alla Chiesa, quella brasiliana e quella universale, come dimostra l'augurio giunto attraverso la rete fino alla città del Torrazzo. E allora davvero ci teniamo a ringraziare e a ricambiare di cuore a nome di tutta la diocesi gli auguri che ci hanno fatto gli amici di Salvador de Bahia. Margherita, a te. Sì, sempre in tema di missione vorrei ricordare un appuntamento dal titolo Interconnessi, una rete di preghiera con i fratelli missionari. Si tratta di un incontro di adorazione eucaristica che grazie alla rete unirà il 14 gennaio le comunità di Pizzighettone e le comunità dove vi sono i missionari di origine cremonese. In particolare la rete di preghiera raggiungerà la città di Londrina in Brasile, Manila, Parigi e Salvador de Bahia, dove proprio in questi giorni è giunta una delegazione da Cremona guidata da Don Maurizio Ghilardi, incaricato diocesano per la pastorale missionaria. Ora voltiamo pagina e parliamo di occasioni di formazione e infatti come da tradizione i mesi di gennaio e di febbraio sono dedicati ai percorsi di formazione per gli operatori pastorali. Quest'anno naturalmente ci saranno delle diversità vista anche la situazione incerta che stiamo ancora vivendo sia per quanto riguarda le modalità sia per quanto riguarda le tematiche. Scopriamo qualcosa in più direttamente dalle parole di Don Giampaolo Maccagni, il vicario episcopale per la pastorale. Come ogni anno, anche quest'anno la diocesi propone i corsi di cosiddetti di formazione per gli operatori pastorali. È chiaro che in una situazione di emergenza come stiamo vivendo, le modalità sicuramente vanno ripensate, ma proprio in questa situazione se ne sente particolarmente la necessità, soprattutto in due settori che quest'anno saranno particolarmente curati, che sono l'area giovani e il settore che riguarda invece l'area della carità e della pastorale sociale. Per quanto riguarda l'area giovani, già si era pensato ancora prima dell'estate ad un percorso di formazione per l'utilizzo di strumenti digitali e modalità di comunicazione che oggi sono diventati particolarmente preziosi in questa occasione. Ma anche per quanto riguarda l'area carità diventa particolarmente prezioso un percorso formativo offerto agli operatori della carità, a quanti sono impegnati nel mondo sociale, economico e politico, proprio perché ci troviamo in un'epoca in cui dobbiamo immaginare scenari nuovi su queste dimensioni, che sono dimensioni della vita sociale, della vita pubblica, dell'economia, che richiedono un profondo cambiamento. Per cui l'augurio è che si possano utilizzare queste opportunità, che sono già calendarizzate dagli uffici competenti, perché la più larga fascia di persone ne possono usufruire come occasioni per riflessione, per conoscere dei contenuti formativi e per poter avviare anche delle prassi nuove in questi settori nei quali vengono offerti questi percorsi. E allora Don Giampaolo Maccagni ci ha direttamente spiegato le modalità e le tematiche per i percorsi di formazione degli operatori pastorali. Approfondiamo il primo tema, cioè la comunicazione digitale, direttamente grazie al contributo di Don Paolo Arienti dall'area giovani. È esperienza di tutti che nei mesi trascorsi sotto il fuoco incrociato dalla pandemia abbiamo tutti fatto ricorso abbondantemente agli strumenti digitali, piattaforme Zoom piuttosto che mail, messaggi WhatsApp. Abbiamo cercato addirittura anche di far sopravvivere certi aspetti della vita pastorale delle nostre comunità e di tante questioni educative attraverso proprio i media digitali. Abbiamo pensato come area giovani
e come uffici che afferiscono alla cura dell'aspetto educativo delle nuove generazioni, di insistere proprio su un ripensamento non solo dell'applicazione dei media digitali, ma del loro impatto di carattere antropologico. Ecco dunque la proposta di quest'anno, tra gennaio e febbraio, tre momenti, tre passaggi che offriremo agli operatori pastorali proprio per approfondire il tema dei media digitali e del loro impatto sul fatto educativo. Una prima conferenza con il contributo autorevole di CREMIT, che è il centro di Cattolica a Milano che si occupa proprio di queste questioni, poi un'autoformazione che rilasceremo a ciascuno, agli interessati via mail, e poi degli incontri sempre online articolati per zone pastorali. Tra gennaio e febbraio, dunque, tre grandi momenti per familiarizzare con un tema che ha una fortissima incidenza sull'essere adulti educatori e sul nostro essere comunità cristiana. E ricordiamo insieme, ora con l'aiuto della grafica, il primo appuntamento della formazione, lunedì 25 gennaio alle ore 20:45 online su www.diocesidicremona.it. L'incontro dal titolo Educazione e media digitale, trasformazioni culturali e opportunità educative. Intervengono il professor Pier Cesare Rivoltella, direttore di CREMIT Milano, e la psicologa Barbara Gentile. E allora grazie Margherita. Per quanto riguarda invece il secondo blocco tematico di cui ci ha parlato Don Giampaolo Maccagni, il tema verterà sulle tematiche sociali in qualche modo, a partire dall'enciclica Fratelli Tutti. Ce ne parla direttamente Don Maurizio Lucini, il responsabile dell'area nel mondo con lo stile del servizio. Come area servizio abbiamo pensato di proporre per quest'anno una formazione incentrata sull'enciclica del Papa Fratelli Tutti. Ci saranno sostanzialmente tre incontri. Il primo incontro è in collaborazione con la Fondazione Don Primo Mazzolari di Bozzolo e con il Comune, sarà il 16 di gennaio alle ore 10. È una lettura praticamente della Fratelli Tutti attraverso il filtro della figura di Don Primo Mazzolari. Poi ci saranno altri due incontri, lunedì 1 febbraio e lunedì 8 febbraio, nei quali ci soffermeremo su questa enciclica. Gli incontri saranno ovviamente online e vorremmo realizzarli in un modo più interattivo possibile. Troveremo diversi spunti, da uno spunto di riflessione partendo dalla parola di Dio e quindi utilizzando anche quei testi proposti dalla Fratelli Tutti, come la parabola del buon samaritano. Dopodiché ci saranno suggestioni e testimonianze di come quelle tematiche che vogliamo affrontare, ecco, sono applicate, rese possibili nel tessuto sociale di oggi. Vorremmo anche tentare questo esperimento. Dopo ogni lancio ci sarà la possibilità durante la settimana di intervenire tramite WhatsApp per condividere pensieri o riflessioni. Tutto questo appunto per far sì che l'incontro, nonostante online e a distanza, comunque sia anche interattivo e metta a contatto le persone. E a proposito di formazione, ricordiamo che a partire da questa domenica 10 gennaio, dalle ore 21, sarà disponibile sul portale diocesano, nell'apposita sezione Formazione Operatori, la videoriflessione promossa dall'Ufficio diocesano di Pastorale Familiare e realizzata dai coniugi cariani, dal titolo Camminare come famiglia nel tempo ordinario, alla luce della parola. Tante dunque le occasioni di formazione, ma ciò a cui dobbiamo davvero guardare è la parola di Dio. Ci mettiamo dunque in ascolto del commento al Vangelo Domenicale. Il Vangelo di oggi parla del battesimo di Gesù al Giordano. Il Natale, la vita nascosta del giovane Gesù a Nazaret, il suo battesimo,
La strada è tracciata anche per noi. Cosa della nostra vita ricalca davvero le orme dell'unico maestro? Giovanni, che appunto è l'uomo che battezza Gesù, è l'uomo anche dell'Antico Testamento. È l'uomo che compie il battesimo per la remissione dei peccati. Gesù invece porta in sé tempi nuovi, un orizzonte di grazia e di misericordia. Lo Spirito Santo discende su di lui mentre emerge dall'acqua, dopo essere emerso dalla sua condizione di morte, così come diventa vita nuova quello spirito che dall'alto arriva anche a noi uomini nel nostro battesimo, nella nostra immersione, per poter avere quella grazia che viene dal Signore e che ci permette di vivere pienamente la nostra vocazione. A Gesù nel battesimo è donato lo Spirito di Dio e di fatto quello che interiormente Gesù sente dello Spirito è l'indicazione della sua identità di figlio. E è una voce che interpella Gesù e gli porta il messaggio d'amore che dal cielo si congiunge sulla terra. Gesù con il battesimo si mischia con i peccatori e vuole ricevere il battesimo perché è solidale con il popolo dei peccatori stessi. A loro indica la via. Gesù ha nel battesimo un parallelo con la Pasqua. Il battesimo è già il momento della croce. Gesù è immerso nella morte per immergere alla vita. Così come nella croce Gesù si umilia nella morte, così si umilia nel scendere nell'acqua del battesimo. Ma dopo il tempo dell'umiliazione c'è il tempo della discesa dello Spirito e il tempo della resurrezione. Nella nostra vita Gesù ci ha dato testimonianza di come compierci pienamente come uomini proprio partendo da Lui. E prima di concludere, un'ultima notizia dall'agenda diocesana. Infatti riprende la visita pastorale del Vescovo Napoglioni. Il prossimo weekend, infatti, dal 15 al 17 gennaio, sarà accolto nell'unità pastorale cittadina, che comprende le parrocchie cittadine di Cattedrale, San Pietro al Po e Sant'Imerio. La messa conclusiva della visita sarà celebrata in Cattedrale alle ore 11. E con questa notizia si chiude la puntata di oggi. Grazie Margherita per essere rimasta con me, grazie a tutti voi per averci seguito. Come sempre, buona domenica, il giorno del Signore torna la prossima settimana.